Bella a tutti ragazzi, siamo sempre qui su Italian Pro Players e anche se un po' in ritardo sono qui per parlarvi di DN e Yu-Gi-Oh! Pro. Come avrete saputo nell'ultima settimana, un ente esterno che viene precisato non si tratti della Konami, ma della NAS, ha deciso, a mio parere, senza riflettere, di eliminare i due migliori simulatori di Yugi, DN e Yu-Gi-Oh! Pro, negandoci così la possibilità di testare comodamente da casa. Questa decisione presa dalla NAS può essere un tentativo di sostituire i vecchi simulatori abusivi con un nuovo simulatore marchiato Konami, che si spera si distacchi dal vecchio Duel Arena. E per chi non sapesse cosa sia, si tratta del primo simulatore marchiato Konami, che ti obbligava a comprare delle carte per poter giocare. Cioè, a questo punto me li compri real. Questa scelta fatta dalla NAS, a mio parere, rappresenta il più grande errore fatto nel mondo di Yugi. Prima di tutto perché rappresenta una forma di pubblicità per l'azienda. In più, queste piattaforme davano la possibilità al giocatore di testare mazzi non ancora usciti. E quindi ci davano la possibilità di poter essere pronti appena l'espansione sarebbe uscita, aumentando così le vendite. Va bene ragazzi, queste sono tutte le mie considerazioni su tutto il bordello che sta succedendo adesso. Spero che questo video vi sia piaciuto e se vi è piaciuto mettete like, così la NAS ci ridà DN e Yugi Pro, così possiamo ritestare da casa. Vi ricordo inoltre che potete seguirmi su tutti i miei social che trovate qua sotto in descrizione, tra cui Facebook e Instagram. Quindi ragazzi, bella e ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi!